suona la campana, pronta la squadra già, e col motore acceso nulla ci ferma. Questo filmato è stato realizzato per documentare l'attività quotidiana di soccorso svolta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Lo scopo è quello di offrire una breve panoramica delle condizioni, spesso ai limiti, nelle quali questi uomini si trovano a dover svolgere il loro lavoro. Senza voler enfatizzare le attività del Corpo, il nostro desiderio è di offrire una cornice seria ed obiettiva alle tematiche che verranno trattate in occasione della prima conferenza nazionale CONFSAL Vigili del Fuoco. La nostra speranza è quella di ottenere da parte del Governo e delle altre istituzioni una maggiore attenzione e risposte adeguate alle nostre legittime richieste per offrire ai lavoratori e ai cittadini un servizio di soccorso pubblico sempre più affidabile ed al passo con i più moderni ed efficienti standard europei. Il soccorso si caratterizza per l'immediato intervento dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. La partenza in tempi rapidissimi rappresenta per tutti noi un motivo di orgoglio ed un valore imprescindibile della nostra professionalità. Lo stress di attesa, quel logorio vissuto nell'intervallo fra un soccorso e l'altro, fa parte della vita quotidiana del personale addetto all'intervento, che vive in simbiosi con i propri dispositivi di protezione individuali, poste nelle immediate adiacenze del mezzo di soccorso. DPI che devono essere sempre in perfette condizioni, ma spesso ci si scontra a causa delle magre risorse con equipaggiamenti insufficienti e non mantenuti che, uniti ad una carente logistica di sedi di servizio vecchie e non adeguate, rendono difficoltoso già il primo basilare approccio all'intervento. Ogni anno in Italia si verificano circa 750.000 interventi suddivisi tra incendi, soccorsi a persone, incidenti stradali, recupero di veicoli e sostanze radioattive, frane, dissesti, inondazioni, allagamenti ed incidenti vari. Quasi 230.000 interventi sono dovuti a incendi e fughe di gas, mentre sono oltre 30.000 le chiamate dovute agli incidenti stradali e quasi 7.000 quelle dovute al recupero di veicoli o merci e sostanze radioattive. Moltissimi gli incidenti che avvengono fra le pareti domestiche. Da questi dati, che inducono ad una riflessione globale sulle politiche nazionali per la sicurezza, emerge che si fa sempre più pressante l'esigenza di una rinnovata campagna di comunicazione sulla prevenzione per sensibilizzare la popolazione. Spesso nelle ore notturne l'organico si rivela insufficiente, inducendo alla conseguente chiusura temporanea dei distaccamenti.
creando così un forte stato di preoccupazione nella popolazione servita e negli stessi vigili del fuoco, costretti ad agire inevitabilmente in ritardo, dovendo percorrere più strada per arrivare sul luogo del soccorso, a discapito dei cittadini che richiedono soccorso. Tale stato di cose è inoltre aggravato dalla drammatica situazione finanziaria che vede in questo momento una mancanza di fondi per le necessarie opere di manutenzione e riparazione dei mezzi di soccorso. Il nostro sindacato proporrà un provvedimento straordinario finanziario nel quale far convergere le varie risorse per risalire la china dopo i tagli lineari annualmente operati e dopo gli effetti della spending review. Per comprendere adeguatamente le disagiate condizioni di lavoro dei vigili del fuoco è necessario uno sforzo di immaginazione e fare il punto sulle numerose tecniche di sopralluogo, di salvataggio e di spegnimento che fanno parte del loro bagaglio di conoscenze professionali. Per questo, aggiungendo anche l'applicazione dei criteri generali sul soccorso, stabiliti anche dalle normative e il continuo autoapprendimento, si configurano i contorni di una professionalità particolarmente atipica. Ma proprio per questo si avverte la necessità di una maggiore messa a sistema, una formazione costante e flessibile del personale e di puntuali aggiornamenti tecnici. Formazione che deve tenere in debito conto delle peculiarità dei servizi dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, così da permettere in tutte le regioni quella indispensabile attività di formazione del personale. I vigili del fuoco si muovono sui quattro elementi fondamentali: fuoco, acqua, terra e aria. Infatti, a dispetto del nome, i vigili del fuoco nel 2012 sul territorio italiano hanno effettuato solo poco più del 30% degli interventi per incendi, per poi differenziare il restante 70% tra i numerosi soccorsi alle popolazioni colpite dal terremoto, per le messe in sicurezza delle abitazioni, degli edifici pubblici e di culto, per i soccorsi alle popolazioni colpite dalle alluvioni, dalla neve e dal maltempo in genere, per gli incidenti stradali, per le fughe di gas, per incidenti di tipo chimico e industriale, per un sempre più crescente numero di frane, a cui vanno aggiunti fenomeni emergenziali nuovi, determinati dal cambiamento climatico, come le trombe d'aria, verificatosi lo scorso 3 maggio nei territori già duramente colpiti dal terremoto. La prima conferenza nazionale, La sfida del cambiamento, l'evoluzione dei vigili del fuoco nella società, vuole testimoniare l'impegno della nostra organizzazione nel cercare caparbiamente cosa deve essere progettato e cosa si può e si deve fare oggi, in un contesto organizzativo e sociale, sia nazionale che internazionale, che cambia tanto velocemente quanto mai si è visto in passato e che vede i lavoratori del corpo in emergenza, non solo per il lavoro che svolgono, ma anche per la quotidiana lotta alla difesa dei tagli delle risorse economiche. Le priorità che più ci stanno a cuore e per le quali sollecitiamo una pronta risposta da parte del Governo sono ben note. 1. Il provvedimento finanziario straordinario per l'adeguamento dell'organico del corpo per corrispondere alle sue reali necessità attraverso un incremento della dotazione organica del personale, utilizzando parte delle risorse destinate al personale volontario. Basti pensare che a tutt'oggi oltre 7.000 comuni sono sprovvisti di presidi dei vigili del fuoco, con la conseguenza, per queste località, di avere un innalzamento del tempo massimo di intervento che finisce per pregiudicare gravemente la sicurezza di milioni di cittadini. 2. L'istituzione di un apposito fondo emergenze destinato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al fine di consentire in tempi rapidi il rimborso diretto delle spese sostenute dal Corpo per gli interventi emergenziali di protezione civile che attualmente è subordinato ad un complesso e lungo procedimento di riassegnazione. 3. Realizzare interventi di elisoccorso pubblico integrato con regioni e province autonome, utilizzando la propria componente aerea ad ala rotante, al fine di chiarire in modo indiscutibile che il servizio di elisoccorso pubblico, espletato dal Corpo su base convenzionale con le strutture deputate al soccorso sanitario, rientra tra le attività istituzionali affidate ai Vigili del Fuoco, poiché riveste importanza primaria l'attività di soccorso alle persone. 4. Coordinamento dell'attività di soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili ed impervi,
per eliminare definitivamente le continue incertezze interpretative in merito alle disposizioni legislative disciplinanti le predette attività di soccorso, precisando che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in quanto struttura dello Stato, non può rientrare tra gli enti e le organizzazioni subordinate a qualsiasi titolo al coordinamento del soccorso alpino e speleologico, struttura di volontariato. 5. Istituzione della carriera dirigenziale per il personale del settore amministrativo, tecnico e informatico, con la previsione di una delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo Nazionale. 6. Massima integrazione tra il livello centrale e le strutture territoriali, con una più accentuata valorizzazione di funzioni, competenze ed autonomia dei direttori regionali, delle direzioni regionali, dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Da tempo miriamo all'equiparazione dei trattamenti economico-retributivi e previdenziali degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con quelli del comparto sicurezza, anche attraverso l'aumento figurativo di un quinto del servizio effettivamente prestato per un massimo di 5 anni, spettante oggi solo alle poche unità di vigili del fuoco che espletano i servizi di navigazione e volo, ma anche attraverso l'attribuzione del trattamento economico da primo dirigente e da dirigente superiore al personale direttivo e dirigente del corpo, rispettivamente dopo 13 e 23 anni di servizio. È anche necessario consentire l'accesso della nomina a prefetto per un numero congruo di dirigenti generali del corpo, mediante un meccanismo analogo a quello già previsto per i dirigenti generali di pubblica sicurezza. In conclusione, nell'ambito degli interventi di equiparazione normativa previdenziale ed economica alle forze di polizia, sia del personale dirigente e direttivo che di tutto il restante personale, si rende necessario una specifica disposizione normativa che preveda ordinariamente per la dirigenza apicale del Corpo dei Vigili del Fuoco di poter ricoprire la posizione di vertice del Dipartimento stesso, in analogia con quanto già avviene con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Il momento magico del passaggio dal diritto privatistico a quello pubblicistico, ahimè, non si è tradotto in reale equiparazione con le forze di polizia, equiparazione che la CONFSAL ha da sempre rivendicato e rivendica con forza contro il codardo dietrofront del governo. Ci battiamo da tempo per la definizione del nuovo modello organizzativo della protezione civile, che abbia l'unico riferimento sul territorio, certo e sicuro, nelle strutture dei comandi provinciali e delle direzioni regionali. Il modello organizzativo che questa organizzazione sindacale persegue è basato sulla flessibilità e la professionalità degli appartenenti al Corpo Nazionale e sulla considerazione che tale struttura è l'unica in grado di fornire una risposta immediata alle necessità sul territorio. Nelle grandi calamità o nelle emergenze di protezione civile, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco replica in una scala maggiore il servizio che quotidianamente ed ordinariamente svolge negli interventi di soccorso tecnico urgente. Siamo infatti fermamente convinti della necessità che vengano emanate direttive univoche che chiariscano, una volta per tutte, il ruolo protagonista ed esclusivo dei Vigili del Fuoco nelle attività di soccorso pubblico. Non siamo più disponibili a tollerare confusioni nel coordinamento operativo del soccorso pubblico e riteniamo quindi indifferibile la precisazione univoca della catena di comando nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, almeno fino alla conclusione della prima fase operativa, al termine della quale potranno subentrare gli altri soggetti competenti per il ripristino delle condizioni di normalità. Cosa che in verità, in massima parte per il recente sisma in Emilia, è stata delegata proprio ai Vigili del Fuoco, da parte del Presidente della Regione, commissario delegato alla ricostruzione, che ha così individuato nel Corpo Nazionale l'organismo tecnico capace di tali urgenti e veloci operazioni. Ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Contestualmente, richiediamo che vengano rivisitate le competenze sugli incendi boschivi, rivendicando l'attribuzione in favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del ruolo di coordinamento operativo,
in materia di contrasto agli incendi boschivi, vista l'effettiva azione sul territorio e anche in coerenza con il recente affidamento della gestione della flotta aerea AIB costituita dai velivoli Canadair. Affidamento ancora monco della parte di coordinamento operativo costituito dal Centro Operativo Aereo Unificato, rimasto ancora in seno alla Protezione Civile, in linea con i ricorrenti pastrocchi italiani nella probabile intenzione di non scontentare nessuno per paura di lesa maestà. Inoltre, questa organizzazione sindacale sostiene da sempre e con convinzione una più urgente ed importante autonomia funzionale, da raggiungere attraverso il potenziamento delle funzioni di coordinamento operativo ed amministrativo da parte delle direzioni regionali, anche attraverso l'istituzione della dirigenza amministrativa a livello regionale. Siamo infatti fermamente convinti che attraverso la maggiore autonomia decisionale ed un concreto decentramento delle funzioni e dei compiti, oggi incardinate nelle diverse direzioni centrali del Dipartimento e negli uffici del Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco, si conseguirebbe un efficace snellimento nell'attività istituzionale del Corpo e la maggiore valorizzazione della sua dirigenza tecnica. Queste le priorità, a cui si aggiungono le annose problematiche di carenza di organico e delle minori risorse messe a disposizione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre alla ricostituzione dell'assicurazione sanitaria per tutto il personale, sospesa proprio in virtù dei tagli che non permettono la restituzione all'Opera Nazionale Assistenza del Corpo Nazionale delle somme accantonate con gli stipendi dei Vigili del Fuoco e in ultimo, ma non ultimo, lo sblocco delle risorse contrattuali ormai ferme dal lontano 2009 fino al 2014 compreso. I Vigili del Fuoco italiani, senza pensare alla spending review o ai tagli economici, sono intervenuti lottando contro il tempo per salvare le persone rimaste coinvolte tra le macerie provocate dal terremoto dell'Aquila, così come dallo scoppio della cisterna ferroviaria della stazione di Viareggio, ma anche più recentemente per il naufragio della Costa Concordia all'isola del Giglio, per il terremoto dell'Emilia, per la neve in Emilia-Romagna, per le alluvioni in Liguria e in Toscana e ancora da ultimo per le frane nell'Appennino emiliano. Continue emergenze che hanno visto i pompieri rischiare la propria vita per cercare di salvarne delle altre. Non è certo un caso se nell'ultimo rapporto Istat sulla fiducia che i cittadini esprimono nei confronti delle principali istituzioni a livello locale e nazionale, ai Vigili del Fuoco sono riservati i giudizi più positivi. In particolare, ai Vigili del Fuoco un voto da 8 a 10 viene attribuito dal 66,2% della popolazione oltre i 14 anni, seguiti dalle forze dell'ordine con un 34%. Ma malgrado le continue e gratificanti attestazioni che aiutano il morale e che ci fanno capire che siamo lungo la strada giusta, siamo ancora qui a rivendicare la certezza di lavorare bene e meglio per la sicurezza della nostra società, dei cittadini, per il futuro dei nostri figli. Le continue battaglie nel soccorso accomunano nella speranza e nel dolore tutti i Vigili del Fuoco del mondo che per gli stessi ideali si battono e rischiano la vita tutti i giorni. A queste donne e uomini la CONFSAL Vigili del Fuoco ha dedicato questa prima conferenza nazionale con la speranza che il nuovo esecutivo istituisca una commissione parlamentare sui temi del soccorso pubblico e della sicurezza.